Come rendere più sicuri paesi e città? Con quali strumenti? I cittadini possono contribuire? Queste alcune delle domande proposte da Regione Toscana e ANCI ad amministratori, prefetti, rappresentanti delle forze dell'ordine, ma anche cittadini, categorie economiche, durante la giornata partecipativa Toscana Sicura, andata in scena a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Presidenza della Regione. 8 tavoli tematici per confrontarsi sulla sicurezza nelle nostre città. Obiettivo della giornata: scambiarsi buone pratiche e costruire insieme linee guida condivise. Dopo aver inquadrato un problema, dopo averci studiato, dopo aver fatto degli esperimenti e dei progetti sperimentali e dopo aver fatto azioni concrete come quelle dell'installazione in poco più di 2 anni di 3,5 milioni di videosorveglianza, ora occorre anche provare a fare il salto di qualità e costruire tutti insieme delle linee guida che siano di riferimento per tutti per affrontare i temi della sicurezza nelle nostre città. I dati del Viminale dicono che nell'ultimo anno gli omicidi denunciati si sono ridotti dell'11,8%, le rapine dell'11% e i furti del 9%. L'assessore regionale alla sicurezza, Vittorio Bugli, intervenuto a Toscana Sicura, ha sottolineato che esistono 2 tipi di sicurezza, quella registrata e quella percepita. Ma i cittadini si sentono sicuri? Le statistiche ti dicono che c'è un miglioramento da questo punto di vista. La realtà invece sembra essere anche diversa da parte dei cittadini e quindi bisogna affrontarlo. In questi anni abbiamo da un lato costruito un po' un think tank su queste problematiche, chiamando le università, cercando di capire cosa fanno all'estero, cercando di capire chi pensa a queste cose, su che strade si orienti. Ma dall'altro abbiamo fatto anche azioni concrete. Insomma, la prima di tutte è stata quella di appunto installare un sistema di videosorveglianza dando un impulso deciso, insomma. La sicurezza ha bisogno di politiche integrate. La Regione Toscana negli ultimi anni si sta muovendo su 3 linee di azione: quella tecnologica, con telecamere sempre più intelligenti, quella della rigenerazione urbana, la lotta al degrado, vivendo quei quartieri più abbandonati. Ma noi abbiamo fatto una serie di progetti come ANCI insieme alla Regione Toscana che secondo me hanno dato degli ottimi risultati. Uno per esempio è stato sperimentato a Prato, Lucca, Firenze, Livorno, sono tanti temi che ovviamente stanno più sotto l'aspetto di riqualificazione degli spazi, di illuminazione intelligente, di presenza commerciale e culturale, cioè di riempire gli spazi con persone per bene. Insomma, sono tutti temi che stanno a fianco, vorrei dire in maniera importante, alla presenza delle divise delle forze dell'ordine. A noi tocca di ricostruire un po' la comunità che sta nelle nostre città e riteniamo che per farlo bisogna partire dalle persone stesse, quindi tutti i progetti che abbiamo messo in ponte e che vorremmo mettere in ponte si basano su questo. Aggiungere una porta blindata, aggiungere un nuovo sistema di protezione, sì, può sembrare ci porti più sicurezza, ma in realtà ci porta a chiudersi ancora maggiormente e a essere quindi più vulnerabili. Bisogna invertire, bisogna invece di chiudere e aprire e provare a fare insieme alla comunità che vive le nostre città dei progetti che si riappropriano del territorio. In 3 anni la Regione ha distribuito contributi per quasi 3,5 milioni per finanziare sistemi di videosorveglianza a livello locale. Ne hanno beneficiato 223 comuni e 18 unioni. Con i PIU, i progetti di innovazione urbana, la Regione ha finanziato con i fondi FESR 2014-2020 anche 8 diversi interventi di riqualificazione urbana per altrettanti comuni, con un contributo di quasi 44 milioni di euro. Noi dobbiamo dare la possibilità ai comuni, a chi ha la responsabilità collettiva, di conoscerli meglio questi strumenti e di poterli portare avanti. Ecco, noi bisogna anche, le nostre città hanno un piano su tutto, da quello urbanistico a quello del commercio a quello dell'ambiente. Oggi si richiede che vi sia anche un pensiero, una progettazione, una pianificazione anche dal punto di vista della sicurezza. Bisogna cominciare a leggere la città anche da questo punto di vista e poi fare le azioni come si fanno sull'urbanistica, sull'ambiente,
sul traffico e su altre cose importanti. L'idea è la progettualità, nessuno meglio del sindaco, lo diciamo sempre, conosce quali sono le sue realtà, conosce quali sono i punti critici delle proprie città e ascolta alle antenne per recepire quelle che sono le istanze dei cittadini. Ecco, in base a quello poi si costruisce quartiere per quartiere, zona per zona, strada per strada, quella che può essere la risposta più efficace. Se per fare un esempio in una strada che prima era fortemente piena di negozi, iniziano a chiudere le serrande, inizia a esserci la desertificazione, è bene provare a mettere in campo un progetto che aiuta chi vuole investire in quella zona ad aprire, per esempio. Oppure ci sono angoli di città che devono essere illuminati meglio con le telecamere intelligenti. Insomma, sono tante le tematiche che si può mettere in campo, sempre in sinergia ovviamente le forze dell'ordine. Sono molti gli esempi dei progetti sulla sicurezza urbana portati a Toscana Sicura. Si tratta del progetto Sicurezza in Garibaldi, che è partito grazie a un finanziamento regionale richiesto dall'associazione Confesercenti, associazione di categoria, e ha consentito di fare degli interventi di riqualificazione urbana e sociale all'interno di questo quartiere che è storicamente degradato in città e quindi oggetto anche di problemi di ordine pubblico. Il progetto sta partendo, perché il progetto ancora noi non lo stiamo facendo partire in questo momento, in questi giorni. Si parla di rigenerazione urbana, quindi una zona che per noi è in difficoltà, e andremo a cercare di rigenerare appunto questi fondi sfitti che abbiamo per attività culturali, commerciali e quanto altro è possibile per rigenerare appunto questa zona. Noi avevamo delle telecamere che ormai erano datate e quindi abbiamo provveduto a sostituire quelle. Alcune di queste sono ancora in funzione per dei punti un po' meno strategici, e più abbiamo implementato tutto il territorio nel fare che cosa? Tipo delle mura virtuali, no? Visto che si dice Monteriggioni è un castello, ecco, abbiamo spostato queste mura ai limiti proprio dei confini, e nei confini abbiamo messo telecamere sia DOM sia lettura targa, di modo che c'è un controllo di chi entra e di chi esce da tutto il territorio di Monteriggioni. Videosorveglianza, illuminazione, riqualificazione degli spazi e il presidio sociale sono tutti i progetti portati avanti dalla regione insieme a ANCI per rendere i quartieri e i paesi sempre più sicuri e vissuti.